At first, yeah, my name is Martin Glasnab from Interventional Left and the Blockupy Coordination in Germany, and at, at first, thank you for the invitation, and excuse me, uh, I'm totally limited because they forced me to speak English, maybe because of the German past and the, and the German presence, so maybe of this, but so I'm a little bit rough in my articulation and not so elaborated, so sorry for this. Okay. Ah beh, lui è Martin, da Interventionistiche Linke eh, della Germania. e vabbè, Ci ringrazia per essere qua. E si scusa, l'abbiamo obbligato a parlare in inglese e quindi chiaramente il suo intervento magari sarà meno non così elaborato, but at first, thank you to the translation because without him I didn't understand anything here. <laughs> ah, vi, vi So we are talking about the possibility of a transnational process from the movements and of course I came from Mordor we are talking about the belly of the beast we are talking about Germany uh, eh, quindi stiamo parlando della costruzione di un processo transnazionale e eh, ovviamente eh, il problema e eh, io vi sto parlando dal ventre della bestia eh, per cui proprio dalla Germania this means when I, when I heard the interventions here from Greece, from the comment from Greece, I have friends, long time friends, who are now the government. So I can say we are government in a special way. This is a very, very emotional moment the election was for me. Or when we heard we have the municipality of Madrid and Barcelona. This is really exciting. tutte le differenze situazione in Grecia in Spagna e ma è un momento molto Io ho amici di lunga data, per esempio in Grecia, ed è incredibile pensare che adesso sono il governo e sentire la stessa cosa no, di Ora Madrid, che hanno il municipio e la città di Madrid. È veramente incredibile, E effettivamente è una cosa strana e allo stesso tempo eccitante. Per esempio, personalmente, io il mayor di Barcellona. Uh, io conosco personalmente la sindaca di Barcellona. perché l'ho conosciuta per le strade, non dai conferenze ufficiali. So, questo E questo ci dimostra che tutto è possibile. But of course, not everything is possible. Ma ovviamente non tutto è possibile. So now I'm coming to Germany and I want to make some comments on Germany, on the special situation of Germany, the special situations of political movements in Germany, what we did with Blockupy, what are the obstacles of the future, and I want to end with a proposal. e quindi adesso voglio arrivare a parlare della Germania, qual è la situazione in Germania, quali sono i movimenti sociali, la situazione politica, quali sono gli ostacoli per il futuro e voglio concludere con una proposta. So let we mind what we heard in the last hour. We heard the block of the people. We heard the question of horizontalism of the movement, verticalism of the political representation. We heard that Whatever the difference is between Syriza and Podemos, Tony mentioned it in the beginning. One fundamental thing happened, a social contradiction and a social conflict was in these countries. Abbiamo sentito adesso in tutti gli interventi parlare no del blocco popolare, del del problema dell'orizzontalità, della verticalità. Eh, e abbiamo sentito parlare di tutti questi problemi e come ha spiegato Tony all'inizio sicuramente ci sono differenze tra Podemos e Siriza eh, però eh, effettivamente eh, no, si è dato qualcosa di, di nuovo, di diverso e c'è stata una confrontazione sociale nella società a causa della morte, a causa della questione della poverità del programma neoliberale, a causa di tutto ed è stato appunto le contraddizioni che sono scoppiate, è stata una battaglia sociale eh, perché sui temi della povertà, della distribuzione, dell'austerità, del neoliberismo e questo è stato il campo di battaglia. And they were totally e i vecchi partiti, la vecchia casta, il vecchio ceto politico eh, sono completamente andati in rovina. Unfortunately, this is not the situation in Germany. Sfortunatamente, questo non è quello che accade in Germania. We have too many problems. I will only mention maybe the the important ones for this evening and for the discussion. Abbiamo molti problemi. Menzionerò i più più importanti che riguardano la discussione di stasera. First, we have the absence of a social confrontation. Innanzitutto, abbiamo un'assenza di conflitto sociale. Of the society, we have an of ci sono movimenti, ci sono scioperi, ma se guardi la società in generale, l'agenda politica, vedi questa assenza di conflitto sociale. So, of the trade union and the is still Il sistema corporativo dei sindacati e del governo ancora funziona. We have a abbiamo un governo molto popolare If we see on the level, they have a se lo guardiamo dal punto di vista europeo ha una doppia posizione they are the center, they are the sono il centro e quelli che prendono le decisioni But they have also the of a of the ma hanno anche la posizione dei principali responsabili della crisi una posizione A centrist, a centrist position. Eccentric, eccentric. So, if you see the remarks of this day, if you see the remarks from the Baltic states, these so called states in the East, these new states, or if you see the remarks from the Eastern states, they are much more disgusting and much more rude against the Greek one than, than from Germany. E se guardate i commenti che vengono, per esempio, dai stati del Baltico, da questi stati dell'est Europa, questi nuovi stati. In questi giorni sono molto più duri, molto più disgustosi i commenti che fanno rispetto alla trattativa che sta avvenendo in questi giorni con la Grecia. So, Angela Merkel è la making person, and the person who to the e la persona che di il europeo Angela Merkel è, è quella che prende la decisione, ma è anche quella che cerca di gestire il processo europeo. What does it mean? E questo cosa significa? It means it's un permanent coup d'état, a fiscal coup d'état against esempio. Ah, e quindi è praticamente un continuo colpo di Stato uh, contro il popolo greco. And it questo inevitable regime. They act like a Maoist decision-making process.: It means you have to beat one and to discipline the others. uno per tutti. So and now they try to beat the Greeks.: Because, as he mentioned, the Portuguese, the Irish people, the, the Spanish people, everything, if they not obey. Se non dilo, quindi ha un bigo problem di europeo. Perché come ha detto il compagno greco prima appunto, il Portogallo, la Spagna, gli altri popoli chiaramente vedono che se non obbediscono, se non si inginocchiano, chiaramente devono vedere quello che succede alla Grecia, non è una Green questione, it's not a question of the south. Of course, it's a it's a question of the population and how to survive, and we know all the stories what happened in Greece. E perché non è la questione della Grecia. Ovviamente è stato detto certo e dell'Europa del Sud certo c'è un problema rispetto alle condizioni di vita delle persone come è stato detto prima. What the Greek comrades are doing on the institutional level, for my personal opinion and also for many comrades of us, it's the avant-garde of another Europe. Il problema è che secondo me e secondo molti accompagni quello che i greci stanno facendo è quello di essere una specie di avanguardia di un'Europa diversa. Perché si sta spingendo al limite, al limite, al limite delle possibilità costituzionali. E il punto più importante per noi è la questione Se perdono e se sono in modo Maybe they can lose, but if they are defeated in a bad way, in a moral way, what are we doing? What are we talking about institutional process and verticalism and horizontalism and building up new hybrid spaces of coming together? We can forget it. Eh, la questione è una questione che ha a che fare con la speranza. Chiaramente, se loro vengono sconfitti in modo brutto, non dico se perdono, ma se vengono sconfitti in modo brutto e pesante, è chiaro che questo è un segnale, perché allora, poi, di cosa parliamo dell'orizzontalità del processo costituente e della verticalità, eccetera, quando la, 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 la possibilità, l'esperimento speriment, greco può essere brutalmente sconfitto. Quindi, so, queste sono le circostanze. Of cioè, quindi queste sono la situazione, il contesto in cui costruire qualcosa. So what can we do in Germany of, on a European level clear. We cannot go back in the national dungeon. E quindi cosa possiamo fare in Germania? Ovviamente la prima cosa, come hanno detto tutti è quello appunto di

se non c'è il conflitto sociale se ci sono, sì, movimenti scioperi, ma non, questo non sono al centro dell'agenda politica e il governo ha un ampio consenso e in in, inoltre il governo tedesco ha creato qualcosa di nuovo una nuova figura all'interno della società tedesca il governo tedesco ha creato la figura del contribuente tedesco. This taxpayer, you taxes, you, you can say something. If you are not paying taxes you E questo vuol dire che il contribuente tedesco se paga le sue tasse ha dei diritti e può essere rappresentato. Se non paga le tasse ha un bel problema. This dà the governo alcune opportunità They can beat the che one who send their money black money a Switzerland? And this shows for the people, for the e quindi, appunto, il governo può, ad esempio, colpire quelli che mandano i soldi in nero, ad esempio, in Svizzera, creando una specie di eh, sensazione di uguaglianza. E quindi, allo stesso modo, dicono al popolo greco: dovete pagare le tasse, dovete pagare il debito, perché il gioco è questo. And

Is this a, oh, no, no, I don't want to go in details, but this is more or less a genetic question in Germany. But anyway, so, <laughs> non in, dettagli, ma forse è una in <laughs> So anyway, what can we, how can we act in Germany, or how can we act with, when we have no social confrontation in, on the general level in the society? E quindi come possiamo agire in Germania quando non c'è il conflitto sociale? così esteso a livello generale and now e quindi voglio arrivare a Blockupy e quindi a quello che possiamo fare con i compagni italiani we try to the abbiamo uh, cercato di creare la più grande min minoranza immaginabile sulla base di una critica e di questo programma sulla base del rifiuto totale dei, del, delle politiche neoliberali. And we this. E l'abbiamo combinato with the most effective intervention. con il più concreto intervento. Of course, on a level, of course. Ovviamente sul livello simbolico. But it per for Blockupy and the 18 of March to come on a working day, to have a morning with clashes also They were out of the consensus, but to create a situation to, of interruption of the normal daily life, and also to interrupt the way how we present ourselves and how we demonstrate. Because if we are demonstrating in the limits, we are part of the carnival. Everything is allowed. You can demonstrate for everything. And quindi siamo arrivati in un giorno lavorativo e abbiamo appunto effettivamente. Eh, bloccato la città, abbiamo interrotto qualcosa e eh, abbiamo anche interrotto i limiti, appunto, facendo gli scontri. Perché chiaramente se tu dimostri, eh, eh, stando all'interno dei limiti che ti danno, diventi come parte del carnevale e provi che, appunto, puoi dimostrare per qualsiasi cosa che vuoi e tanto non succede niente. But this blocking of the street, this interruption of the daily metropolitan life. Ma chiaramente, eh, appunto, questo blocco del, del, um, dell'inaugurazione della Banca Centrale, del, del quartiere finanziario di Francoforte, della cittadella finanziaria europea, appunto, funziona se lo combini con una manifestazione di massa. And this combination of, of the many and of the intervention of radical moments and of moments of civil disobedience and peaceful moments of standing there, demonstrating, making a big manifestation for hours, this was the thing which worked all together and gave the day the output that they had. E appunto, quindi, combinare le manifestazioni di massa, le azioni radicali, gli scontri, le, le, mani, le manifestazioni pacifiche, eh, le manifestazioni di vario tipo, tutto questo combinato insieme è riuscito poi a produrre il risultato che poi la giornata del 18 marzo effettivamente ha avuto. Of course, not everybody in the coalition of Blockupy was satisfied with everything what happened. Ovviamente non tutti della coalizione Blocco Pi è rimasto completamente soddisfatto di quello che è successo. But everybody was satisfied that it was bigger than we expected and then it was on a symbolic day of course, not a government, not a municipality, nothing like this, it was a clear intervention in Frankfurt and not somewhere else in the opening of the ECB the Tower of Mordor. Però è un fatto che eh, questa giornata innanzitutto è stata molto più grande di quello che, ce, che ci aspettavamo ed è stata eh, una giornata che è reale, ovviamente non è stata la presa del governo, non è stata la presa del, del municipio di Madrid, ma è stata sicuramente una cosa molto concreta successa a Francoforte, non da un'altra parte, e che interveniva esattamente lì. And it e questo ha portato qualcosa nel dibattito generale in Germania, perché effettivamente poi si è dato un dibattito pubblico e la cosa è stata la paura, cioè che hanno preso paura che potesse succedere ancora qualcos'altro. E penso che questa paura sia molto, molto importante. because nowadays, if we are looking on this negotiation, never-ending negotiation process, on the institutional level, with greek and, and with the government, and the end is not the end, and the end is not the end, and there's always another end. Perché, se guardiamo, ad esempio, questo negoziato che sta di questi giorni, no? Questo interminabile negoziato che sembra sempre arrivare alla fine, e poi non è la fine, e poi c'è il rinvio, e poi di nuovo arriva alla fine. Insomma, è tutto questo negoziato a livello di istituzioni europee. Why? Why is like this? Perché avviene tutto questo? They are in fear. Perché hanno paura. But in a very So, let's say the capitalist system or the neoliberal system, o the junta del neoliberalism is in fiere of the markets. What will happen if the Grexit will happen? È una paura molto reazionaria, molto regressiva, perché il capitale neoliberale, le istituzioni europee, il capitale finanziario ha paura dei mercati. Perché non sanno cosa succede se la Grecia esce dall'Europa. Ma this is a very reaction because it's a fear to discipline. Ourselves, as a society. When, we, when I talk about fear, we have to create a productive fear. This means a fear of democracy, a fear of coming together, a fear of the multitude, a fear of saying there is an alternative and you have to fear of it, of course. Dobbiamo creare una paura della moltitudine, una paura dei conflitti sociali, una paura della democrazia, una paura del fatto che noi possiamo dire c'è un'alternativa, e voi dovete avere paura di questa alternativa. And when we are talking about this in Germany, it's not solo in solidarity with the Greece o with the people in Spain o whatever. No. E quando noi parliamo di questo non ne parliamo solamente come solidarietà verso la Grecia verso altre we Something, situazioni, interventions, conflicts, where the social conflict can begin and we can do something in our country. because, as I said, it's the belly of the beast and it's also our country. <laughs> noi dobbiamo creare, appunto, qualcosa che sia in grado di sviluppare e di portare avanti, appunto, il conflitto sociale e, e ampliarlo, appunto, nella, dove, dove siamo noi, in Germania, perché abbiamo detto, è il ventre della bestia, ma è anche il nostro paese. So. We do it also for ourselves, not for others. And this is also something very important if we talk about politics and coming together on the European level. We act for ourselves, for our future. E questa è una cosa molto importante. lo facciamo, agiamo per noi stessi, So, what can we do in the next future? Because now we are in the battle. It's not a time always it's a time to make theoretical Thinking about how to learn from the past and how to create something new. Always we have to do this, but now we in a time of a real battle. E adesso cosa dobbiamo fare? Perché adesso siamo nel mezzo della battaglia. Ovviamente è sempre il momento del dibattito, delle, delle teorie, di, di, di imparare dal passato per capire cosa possiamo fare, ma adesso noi abbiamo il problema che siamo nel, nel fuoco, nel pieno della battaglia, dobbiamo capire cosa fare. I think there are some. points and we have this international blockupy platform and we have the national platform and I want to say only one word about the national or the, the platform in Germany. It's a combination of radical left groups and organizations like interventional left of attack and the left party. And this combination is not only a traditional coalition, it's more a political actor because we survived. The um, let's say uh, pluralistic way of acting on the 18th of March, so we survived this with no with no hurting, and we can go on, and we are stronger now. Okay, allora vorrei dire due parole sulla. Noi abbiamo appunto come blocchi la piattaforma europea, noi abbiamo una piattaforma nazionale. Vorrei dire due parole nel senso che noi. Siamo appunto a livello uh, tedesco, siamo questi diversi gruppi insomma dei movimenti, dei partiti, della sinistra uh, radicale appunto in Germania che siamo, uh, siamo sopravvissuti al 18 marzo. E non solo, siamo, ci siamo rinforzati e stiamo riuscendo ad andare avanti. So I think punti next there's a proposal and this is not the proposal i want to make but it's a first step i think there will be a european summit uh, in brussels in, in autumn i think we have to think about to go there and it is i think uh, some weeks before the spanish election and so we have to, to use all the possibilities to coming together in solidarity with the Greek government or the Greek people, I'm not so interested in the government, and with the Greek resistance, let's say it like this, and to, to support them and to, to strengthen our relationships and to make points where we can demonstrate and we can make clear we are here, we are part of the problem, and we want to create a problem for you because this is not the end of the story, the story is just beginning. E appunto ci sono alcuni punti su cui stiamo discutendo e appunto vorrei fare questa proposta che non è quella che volevo fare ma intanto il primo passo è quello che in autunno ci sarà un summit europeo a Bruxelles, dovrebbe essere alcune settimane prima delle elezioni in Spagna e io penso che dovremmo cogliere questo come occasione per essere là, per dimostrare in solidarietà con il popolo greco, con i popoli contro l'austerità

E il secondo punto, la seconda proposta che volevo fare è la discussione che ci siamo posti su come Blockupai può eh, svilupparsi e diventare importante sempre mantenendo questo livello europeo in Germania. We cannot stack again in Frankfurt. Frankfurt was great, but it was connected with the European Central Bank and the opening, and it's not good to do any rehearsal. Uh, uh, non possiamo continuare a uh, stare fermi a Francoforte è stato molto importante era una cosa chiaramente collegata con l'inaugurazione della Banca Centrale Europea però ovviamente non possiamo andare sulla riproposizione quindi dove dobbiamo andare? dobbiamo andare a Berlino Berlin is Berlino è il centro e se dobbiamo un simbolo questa neoliberale fiscale è più o meno Berlino e se abbiamo bisogno di un simbolo per questo sistema eh, neoliberale eh, più o meno questo simbolo è Berlino. So, this suggestion and we are just in the process of consulting our European commets and friends and this is the first time I do it in public. Quindi la proposta, e noi su questo stiamo già consultando i nostri compagni e amici europei, e questa è la prima volta che lo dico in pubblico. Per il momento è solo una proposta dell'interventionistica Lynch e non la proposta complessiva di, della coalizione Bloccupy. Ma mi hanno permesso <laughs> di dirlo in pubblico? <laughs> the suggestion is let's make a european referendum and on the 1st of may in berlin on the 1st weekend of may next year come to berlin and let's make a public referendum on the street let's block the reichstag let's block the ministers let's block something there <laughs> e quindi appunto facciamo questo referendum europeo la settimana intorno al primo maggio a Berlino tutta una settimana blocchiamo il Reichstag blocchiamo i ministeri blocchiamo la città e facciamo questo referendum europeo nelle strade e and, and let's and let's um, and let's combine the and the traditional revolutionary <laughs> Of course, with this European level of a referendum, of civil disobedience on Friday, of party making, of uh, panels, of talking about which kind of process we want, which kind of town we want, what does it mean to live in Berlin with this big and huge demonstration on Sunday. Because this year, Sunday is the 1st of May. No, next year, Sunday is the 1st of May. Let's make three days of resistance in Berlin on a European level. And this means. We have to mobilize and we have to ask ourselves are we willing and are we able to leave for one time our national first May alone and come to Berlin for this question. E quindi l'idea appunto è questa, quella di trovarci, di combinare il mitico e tradizionale conosciuto da tutti il primo maggio berlinese con appunto altri giorni di mobilitazioni, di azioni di, di, di partecipazione, di iniziative fatte a tutti i livelli, nei modi più diversi. E ovviamente la, quest la domanda è eh, se siamo capaci per una volta effettivamente di eh, fare questo primo maggio europeo e lasciare da parte i nostri primi maggi nazionali. And It is late now and I want to stop and I can say it in a more slang way not a not so elaborated way let's bring the shit where it started first and let's piss on the lane there because it is not acceptable that it's quiet there and everything is ruined and, and, and collapsing on the edge or in the periphery we have to bring this fear I talked about this productive fear of another Europe to Berlin E quindi io adesso è tardi e ovviamente voglio concludere dicendo che secondo me è molto importante appunto riportare la questione da dove è cominciata perché non possiamo accettare che là sia tutto calmo e tranquillo, che vada tutto bene, mentre tutto attorno, nella periferia, ai confini, invece è tutto distrutto e in rovina. E per questo dobbiamo ritornare là. Thank you. Grazie.